Sabato 26 settembre siamo a Villa Fastigi, inaugurazione della sede di Movens Stile di Vita, una innovativa palestra specializzata in attività fisica adattata. Ma ce ne parla il dottor Matteo Francolini, fisiologo clinico responsabile della struttura. Sì, effettivamente siamo un'innovazione, nel senso che a differenza della palestra classica ci prendiamo carico dello stato di salute delle persone e soprattutto di quelle persone che possono avere insomma, problemi in termini di insomma, cronicità, ovvero avere, insomma, essere affetti da quelle condizioni come cardiopatie oppure problemi metabolici o altro, che in condizione di stabilità clinica però devono e hanno l'esigenza di mantenere il loro stato di salute più a lungo possibile, e l'esercizio fisico adattato, quindi finalizzato, ecco, e mirato ad affrontare queste condizioni, serve proprio a questo, cioè a fare in modo che la qualità della vita, lo stato di salute di queste persone possa essere portato più a lungo possibile nel migliore dei modi attraverso uno degli strumenti ormai riconosciuto dalla bibliografia scientifica, che è l'esercizio fisico, e in senso generale tutti quelli che sono gli aspetti di un sano stile di vita, quindi anche gli aspetti psicologici, l'aspetto alimentare, che attraverso un network di professionisti che ruotano attorno a Movens è possibile affrontare. Qui siamo in questa nuova zona di Villa Fastigi, in piazza Tarquinio Provino, siamo praticamente proprio a fianco all'RSA, quindi proseguendo la strada ci trovate subito. Comunque i contatti sono, anche per chi ecco, è pratico dell'utilizzo di internet, anche nel nostro sito, che trovate appunto facilmente digitando Movens Pesaro nel motore di ricerca, e ci trovate assolutamente. Siamo aperti dalla mattina alle 8 fino alla sera alle 20. E quello che abbiamo qui in dotazione sono macchinari, ergometri tecnicamente chiamati, ciclette, tapis roulant, macchinari isometrici e altre attrezzature per affrontare ecco, appunto questo tipo di attività. E inoltre siamo dotati di tutte quelle che sono le strumentazioni per il monitoraggio di questa attività, perché la cosa poi ancora più importante è poter essere monitorati durante l'attività per fare in modo che l'attività stessa sia la più sicura possibile. A proposito di monitoraggio, e concludo, vedo anche un'attività di supporto psicologico al recupero fisico. Assolutamente, è uno degli aspetti nel sistema complesso dell'essere umano, cioè quello appunto psicologico, e quindi è assolutamente possibile avere anche la consulenza, no? Qualora sia necessaria, o comunque qualcuno lo ritenga ecco, come tappa fondamentale del proprio percorso all'interno di questa realtà, ecco la possibilità appunto di essere supportati anche da professionisti del settore dell'ambito psicologico. Movens si occupa prevalentemente di quelle che sono il contrasto delle patologie cronico-degenerative, che quindi, per spiegarci meglio, sono tutte quelle patologie come quelle cardiache, respiratorie o metaboliche come il diabete, ma anche oncologiche o ad esempio quelle neurodegenerative. E diciamo che si occupa della fase estensiva di queste patologie, cioè quando sono patologie stabilizzate e sono uscite dal periodo riabilitativo, e quindi le accompagna in quello che sarà un mantenimento di uno, grazie allo stile di vita, di esercizio fisico, alimentazione e un trattamento psicoterapeutico, e per quello che sarà il resto del percorso di queste persone. Dal punto di vista tecnico avete un accordo con i medici di medicina generale, chiaramente i medici di famiglia, l'ASUR, la struttura qui accanto? Stiamo cercando di lavorare, visto che siamo appena partiti, stiamo cercando appunto di creare delle sinergie esattamente con le figure che avete elencato, quindi quelli di medicina, i medici di medicina generale, con la struttura dell'RSA che abbiamo qui di fianco. Infatti abbiamo già avuto i primi approcci con i responsabili di struttura, e sicuramente i medici specialisti, che sono quelli che gravitano attorno alle persone che appunto hanno quelle patologie che elencavo precedentemente. E con l'ASUR non stringiamo direttamente rapporti formali, perché l'ASUR, essendo pubblica, può stringere rapporti solo esclusivamente con associazioni che operano nel no profit, però ad esempio forniamo il servizio di quindi persone, di kinesiologi che si occupano di fare attività
per quelle associazioni che sono convenzionate invece con ASUR, che sono associazioni che appunto riguardano quei pazienti, quindi oncologici, come ad esempio abbiamo già avuto con l'associazione Noi Come Prima, che si occupa di carcinoma mammario. Io faccio i complimenti a questi professionisti che hanno deciso di aprire questa struttura originale, nuova, che mette al centro la persona e il benessere. E quello che può essere sia la prevenzione di certe malattie, ma quello che è anche il percorso che accompagna persone affette da malattie croniche non trasmissibili. Abbiamo visto insomma un progetto ampio che non riguarda solamente persone in stato, diciamo, già con patologie importanti, ma riguarda anche quello che può essere la prevenzione e l'accompagnamento di un bambino anche che ha una patologia legata a problemi cardiaci. Quindi complimenti veramente per questa scelta importante e lungimirante nella nostra città.